Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in questo nuovo giochino, una nuova avventura. Il giochino si chiama Denizen, è uscito proprio ieri su Steam, quindi credo che sia in accesso anticipato anche questo. Perché ve lo porto? Perché gli sviluppatori sono stati così gentili da concedermi una key. Quindi io ringrazio gli sviluppatori di questo gioco, non ne ho la più pallida idea di cosa sia, cioè non lo so, credo che a leggere un attimino in inglese, in tedesco, cinese, sapete che ci sono sempre tutte le lingue nelle descrizioni dei giochi, meno che l'italiano, per fortuna c'è l'italiano nel gioco, non ho ben capito, ma mi pare che sia un simulatore di vita. Cioè, dove devi vivere, fatti delle amicizie, trovare lavoro. Credo che sia così. Andiamo a vederlo insieme. Magari scopriremo che è un bel giochino. Prima di cominciare, vi invito sempre a lasciare un bel like. Iscrivetevi se non siete iscritti. Vi ricordo in descrizione Facebook, Instagram, TikTok, la mia piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, dove quindi porto anche giochini come questo. E vi ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis al mio canale aiutandomi e sostenendomi. Allora, nuovo gioco. Devo creare il personaggio. Inserisci il nome. C'ho il blocco maiuscolo. Robby Mel. Maschietto. Che è? No. Oh. Così. Capelli. Così. Colore. Così. Non c'è una grande personalizzazione, devo dire, il personaggio. Sono tipi abbastanza preimpostati. La mia nuova casa non sarà il posto più bello della città, ma è un buon inizio. Ieri sono riuscita, perché giustamente ho un po' di... non so ancora bene come mi sento. Ieri sono riuscita a trovare dei mobili nella zona est. Devo solo disfare tutto per rendere la casa accogliente. Dopodiché devo prendere il telefono per cercare un lavoro. Non voglio perdere il pagamento delle bollette. Quindi abbiamo bisogno di lavorare. La residenza e la vostra casa può essere personalizzata utilizzando mobili e finiture provenienti da negozi locali. Le pareti e i pavimenti di ogni casa possono essere personalizzate a vostro piacimento. Potete utilizzare il bagno per fare il pieno di energia, allestire un letto per dormire in modo da salvare i vostri progressi e mantenere le energie. Quindi questa è la nostra bella casetta. L'abbigliamento. Ok, qui possiamo cambiarci anche di abiti. Allora, qui abbiamo... possiamo già un pochino personalizzare la casa. Allora, pavimentazione. Utilizzare. Selezionare il pavimento per fare domanda. Applicare. Ok, abbiamo messo il parquet. Ok, sarà parquet ti amo. Poi vernice. Utilizzare. Selezionare il muro. Applicare. Oh, vedete? È facile verniciare, magari così nella vita. Poi sedie. Utilizzare. Allora, ma non è facile qua mo. Allora, una sediuccia la mettiamo qua. Poi il letto lo mettiamo qua. Mi sembra proprio buona questa come zona letto. Mi sembra la classica zona letto. Questo cos'è? O spray per il corpo. Ah, pure il profumo ci possiamo mettere, ragazzi. Vedete? L'oggetto è stato usato. Ci siamo messi il profumo. Forse era il caso di metterlo quando andavamo a rimorchiare, insomma. Però, vabbè, sedia. Ci appoggiamo lì per magnà. Un'altra sedia, hai visto mai ci fosse un ospite? Quindi doppia sedia. Poi biglietto della lotteria. Che è un gratta e vinci? Ho vinto un euro. Ah, non ci credo, pure gratta e vinci. Noi ci dissociamo dal gioco d'azzardo. Allora, barretta di cioccolato. Quasi il triplo della dose di zuccheri. Ah, perché qua abbiamo anche la fame, l'idratazione, l'igiene, la vescica, il peso e l'energia. Tanta roba, ragazzi. Tanta roba. È un simulatore di vita in tutto e per tutto. Amici miei, questo è un simulatore di vita in tutto e per tutto. Un altro biglietto. Ho vinto... Oh, qualcosa ho vinto però, Allora,
E poi sigarette. Alcune persone tengono beneficio della corsa se le avete pesi, a questo chiede. Ah, questo abbassa lo stress. No, ragazzi, noi ci dissociamo sia dal fumo sia dal gioco d'azzardo. Credo che sia un PEGI. Un PEGI non so quanto questo. Non credo che sia un PEGI. Allora, vestire. Oh, vediamo un po'. Oh, ammazza quanto so secco. Ma non so che stagione è di fuori. Gli occhiali che ci stanno sempre bene. Ma pure le mutande posso scegliere. Vabbè. Scarpe. Vabbè. Va bene così. Adesso prendiamo il telefono. Dov'è il telefono? Ma scusate, non c'è una... Cos'è, fantasmi lì? Scusate, non c'è un tutorial, un qualcosa tipo vai lì, vai là? Cioè, allora, per il momento... No. Per il momento non puzzo. C'ho un più 20 di igiene perché mi sono messo il profumo. Ok. Ah, posso mettere la roba in frigo. Quindi mettiamo la barretta in frigo. E nel bagno quindi ci posso mettere il deodorante? No, sono andato a pisciare. Vabbè, scusate ragazzi per questa scena. Ok, mi sono lavato la faccia. Sì, ma io in tutto questo... volevo... A parte che se è un giochetto realistico è meglio spegnere le luci perché penso che pagamo tutto. Io volevo... sapere dov'è il telefono. E qui c'è scritto telefona. Qui c'è scritto telefona per cercare un lavoro. Come telefono? Andiamo in giro. Andiamo in giro. Oh, dove si spegne la luce? Andiamo in giro. Dice telefona. Questi sono i miei vicini. Ammazza che bel. Utilizzate il telefono per controllare la vostra agenda. Utilizzare phone per aprire il telefono. Qual è phone? P, ok. Oh, Austin. Messaggi. Ho sentito che stai cercando un lavoro extra. Passa da me a Cutler. Ok. Andiamo da Austin. Andiamo da Austin a Cutler. Sì, l'ho letto. Ho letto. Perché mi dai sempre un messaggio? Vabbè. Sono le 11:28 del... Non si sa di che giorno, di che anno. Vabbè. Accendiamo le scale. Cutler. Devo andare da Cutler. Ma è la macchina mia. Che bella città. Oh, c'è una bella grafica, eh. Porca miseria. Allora, apriamo M per aprire la mappa. Allora, lavoro. Logistiche. Penso che qui andiamo a fare. Andiamo a fare i corrieri. The Itching Post. Che cos'è? Tipo giornalista? City Pizza e Austin. Ma la mappa è grandissima. Penso che altri lavori si possono andare a cercare. Allora, adesso io vorrei mettere... Si può mettere un... si può mettere un segnalino? Non si può mettere un segnalino? Ragazzi, come faccio io a raggiungere i posti se... Se non posso mettere un segnalino sulla mappa? Ma è impossibile, no? Allora, devo andare... Da City Pizza... Vabbè, ma City Pizza è vicinissimo, è sotto casa. Dai, è sotto casa. Salve... Ah, devo usare il telefono per fare domanda di lavoro. Allora, on. Lavori. Allora, cuoco pizzaiolo, operatore di carrello elevatore o barista? Voglio fare il pizzaiolo. Domanda presentata. Ah, ok. E quindi nel frattempo che faccio? Nel frattempo giro per la città. Nel frattempo ispeziono un po' la città. Ma non si può cambiare l'inquadratura del... Ah no, sono sceso, scusate.
l'inquadratura del veicolo, prenderne un'altra. No, eh? Cioè un pochino più zoomata. Vabbè, temo che lo scopriremo. Boh, non lo so, giro a caso, raga. Giro a caso. Qui stiamo uscendo dal... Non lo so dove sto andando. C'è un lago, cos'è qua? Sì, ma senza una minimappa, raga, è dura, eh. Soprattutto per chi come me non ha un senso d'orientamento. Questa è tutta la zona del lago e me sta bene. Ma orca zozza. Ma sì, vabbè, ma è proprio da strono mettere una minimappa, eh. Nuovo messaggio, mi hanno assunto? Dimmi che mi hanno assunto. Grazie per la sua candidatura. Selezioni un turno dall'applicazione. Perché non mi va giù? Non riesco a vedere tutto. Jobs. Allora, Jobs, dov'è l'applicazione Jobs? Lavori, poco pizzaiolo. Turni disponibili dalle 11 alle 16, dalle 17 alle 21. Vai! Dalle 17 alle 21, quindi torno là. Devo tornare di là. Ma ragazzi, bisogna stare attenti pure allora, perché sbagliamo... Sbagliamo orario è la fine. Sbagliamo orario è la fine, raga. Allora, torniamo là. Qua bisogna impararsi a memoria la città, raga. Sì, ma mo che faccio? Aspetto lì fino... Aspetto lì fino... Ma casa mia dov'è? Cioè, il manco casa mi segna sulla mappa. Vabbè, fammi parcheggiare qua, va. Tanto sto a due passi da casa. Che? Parcheggio qua. Vado a piedi. Clinica medica. Potete avviare la vostra attività di vendita al dettaglio utilizzando l'applicazione Property sul vostro telefono per affittare una vetrina. Ah, quindi posso aprire anche una mia, un mio lavoro. Ah, azzolina, azzolina. Mega van. Residenza. Questo che è? La roba usata? Ah, per il banco dei pegni, tipo. È tipo il banco dei pegni, questo. Ok, ok. Poi, clinica medica. Ah, ok, c'è pure la clinica medica. Se per caso non ti senti tanto bene. Ok, quindi è possibile ammalarsi, comunque, avere dei problemi. Fighissimo, ragazzi, perché... Ci sono anche cose nascoste che vanno sbloccate. Questo cos'è? The Station. La stazione. No, è un bar. È un bar dove bere e conoscere gente. Sì, ma non posso interagire con sta bella signorina? No. Non posso interagire con nessuno? No. No. Vabbè. Magari non è arrivato il momento di interagire. Allora, telefono. Sono le 14.39. Ma io posso iniziare quando mi pare il lavoro. Magari salta avanti il tempo. Non sono in orario di lavoro, no. Devo per forza aspettare l'orario di lavoro. Vabbè, io intanto... Questo cos'è? Automobili usate? Ah, il negozio di automobili. Quindi posso vendere la macchina. La posso... Buono, buono. Beh... Ho 31 euro in tasca, non mi pare che posso permettermi chissà cosa. Però non capisco, vediamo se a mano che sblocco i punti. Allora, residenza, attività commerciale,
stazioni di servizio, divertimento, negozio, lavoro, altro. Vabbè. Comunque, io l'unica cosa vorrei capire come mette la minimappa. City Pizza. Non siamo in orario di lavoro. Capirai, ho scelto l'orario delle 21. E che famo fino alle 21, raga? Veramente, eh? Allora, ragazzi, ho ricominciato la partita. Cerchiamo di cambiare orario. Facciamo subito, immediatamente... facciamo subito immediatamente l'orario quello di pranzo, perché sennò, ragazzi, non sappiamo che cosa fare fino alla sera. E tra l'altro ho ricominciato e mi pare che mi ha dato meno soldi stavolta. Mi ha dato meno soldi. Cioè, prima ha fatto ricominciato con 30 euro, 31 euro, adesso ce ne abbiamo 24. Vabbè, aspettiamo la risposta di Speedy Pizza. Intanto ho letto, stavo leggendo, che sul telefono si possono fare anche amicizie social, vedete? Amara, pianificatore, corridore diurno, amante del divertimento notturno. Aspettate, che mi è arrivato, che messaggio? No. Quindi possiamo anche scegliere con chi uscire. Amara, al momento ci sono solo Amara e Jade. Amara 27 anni. Andiamo con Jade. Messaggio a Jade. Inizia una conversazione con Jade. Vabbè, mandiamo sto messaggio a Jade, però sono tutti abbastanza banali i messaggi di Jade, i messaggi da mandare a Jade, però questo era quello un po' meno brutto. Ma che stanno a dire? Quindi che devo fare? Quindi... Serata taco. Oh, non ci sta a capire niente. Vabbè, qua non mi ha risposto nessuno. Ah, turni disponibili 11-16. Assolutamente, per carità, ragazzi. 11-16, almeno andiamo a lavorare presto. Eccoci. Sono quasi le 11. Ecco. Oh, benvenuti al nostro primo incontro. Primo turno come pizzaioli, metti dietro al baccone. Oh, che bella la pizzeria dove lavoriamo. Ah, ma è una pizza da asporto. È semplicemente una pizza da asporto. Allora, è chiusa. Ma non c'è un capo, non c'è nessuno. Prendete una palla di pasta per pizza da contenitore e mettete la zona di preparazione. Dopo aver aggiunto gli ingredienti, mettete alla fine una volta terminata la cottura, aggiungete la scatola della pizza. Sì, ma gli ordini? Allora, ok, hanno ordinato una peperoni, quindi impasto, la mettiamo qua. Allora, salsa speciale e posizionare. Ah, poi mozzarella, peperoni e peperoni e il salame piccante. Non so perché la chiamano peperoni qua. Poi la mettiamo qui e aspettiamo che si cuoce. Eccolo. Eccola qua, ragazzi. Pronta, a posto. Sì, però potevano fare qualche animazione in più. Cioè, qualche animazione in più. I clienti che arrivano, che ordinano. Sviluppatori, se mi sentite, basta quel pizzichetto in più, ragazzi. Questa è una margherita. Basta quel pizzichetto in più, cioè fa entrare i clienti, capito? Ti dà un pochino quel... Cioè, sembra che stai a lavorare da solo, capito? Magari fare anche lo scontrino, cose così, capito? Cioè, qualche piccola cosa in più. Avete fatto 30, fate 31. Devo dire che visivamente le pizze sono molto appetitose, eh.
molto appetitose. Poi questa che sarà la classic, boh, vi dico io come si chiama in italiano. Quella di prima si chiama Diavola, cari amici che mi state ascoltando, sviluppata. La seconda Margherita, questa che è? Allora, pomodoro, mozzarella, salametto. Non sono peperoni queste, salame piccante, funghi e pepe verde. Bah, un po' una non so che pizza è questa, non credo che esista una cosa così. Una specie di capricciosa, ma a modo vostro. Eccole, vedete le varie pizze? Queste sono le varie pizze. Ne dobbiamo fare 5 per andare a livello 2, capito bene? Poi, una deluxe. Una deluxe. Una deluxe. Quindi salsa, mozzarella, ancora peperoni, funghi, cipolla, 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 pepe verde. Cioè peperoncini dolci, credi? Questi o i peperoni proprio, peperone, peperone. Bacon. Dov'è il bacon? Dov'è il bacon? Eccolo, bacon. E hamburger, che vuol dire hamburger? Carne macinata forse intende. Salsiccia? No. No. Che vuol dire hamburger? Hamburger. Carne macinata, ok. Carne macinata, diciamo. Carne macinata. Però, se lui mi facesse vedere gli ordini successivi, io intanto preparo anche quella dopo. Ok. Chissà se c'è il monnezzaro come lavoro. Sviluppatori, voglio fare monnezzaro. Voglio raccogliere la monnezza. Se può, se può, lo mettete come update. Io lo so che gli sviluppatori mi stanno a guardare. Lo mettete come update, per favore. La monnezza, la raccolta della monnezza. Garbage Simulator. Garbage Simulator, please. 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 Allora, no, aspetta. Pepperoni. 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 Fungo. Mazza che scarpette che c'ho. Allora, guardate che scarpette. Oh. Guardate che scarpette che c'ho. Belline. Abbiamo quasi finito, raga, qua. Siamo a livello 2. Siamo a livello 2. Ci manca... No, abbiamo fatto 5 pizze, oh. Abbiamo fatto 5 pizze, raga. Poi, salsa speciale. Mozzarella. Pepperoni. Pongo. Cipolla. Pepe verde. Bacon. Hamburger. E bacon. Mamma mia. Poi quando ti cominci ad imparare dove stanno i vari cosi... Ancora 2 minuti e mezzo di turno, raga, eh. Dura sto turno, eh. Dura sto turno, eh. Oh, che ho fatto? La devo mettere qua. Turni più corti, please. Turni più corti, eh. È importante anche fare i turni più corti. Secondo me, perlomeno dare la possibilità di aumentare o diminuire il tempo, no? Un po' come succede su Farming Simulator. Ok. Aumento di stipendio. Sono proprio contento. Sono proprio contento, contento. Allora, hawaiana. Hawaiana com'è? Oh, mozzarella. Prosciutto. Qual è il prosciutto? Prosciutto. Bacon. No, ananas e prosciutto. No, la pizza con l'ananas. No. Ragazzi, sono costretto a farla. Però io la vorrei assaggiare un giorno, ragazzi. Io sono uno di quelli che se non l'assaggi non puoi capire se è buono o no. Un giorno, un giorno la voglio assaggiare. Me la farò fare. Allora, meat con la carne. Com'è con la carne, oh? Com'è con la carne? Vabbè, ormai sappiamo che salsa speciale e mozzarella è sempre alla base di tutto. Peperoni, ah, tutta la carne praticamente. Bacon. Prosciutto, hamburger e salsiccia. Prosciutto, hamburger e salsiccia. Prosciutto. Salsiccia. E hamburger. A posto.
Abbiamo quasi finito il turno, è un minuto e mezzo. Ci abbiamo avuto pure il primo giorno di lavoro, già l'aumento di stipendio. Che volete di più? Che volete di più dalla vita? Rattarara, rattarara, rattarara. La mozzarella, mozzarella, peperoni, mozzarella. Funghettine, pepe verde, funghettine. Mamma mia, sono velocissimo. Ne vorrei fare un'altra nel frattempo, però se non so che cosa vuole il cliente. Se non so cosa vuole il cliente. Mitte, carne. Rattarara, rattarara, rattarara. No, commesso. Porca zozza, ho sbagliato. Ho sbagliato, se possono buttare? Oppure aspettate, ce lo metto sopra. Scartare. No, non si può più interagire. Vabbè, la butto. Ecco, la butto via. Se cliccate su un punto vuoto la buttate via. Chissà se mi addebita gli sprechi. Staremo a vedere. Così tutto. Raga, vi sta venendo fame? Io voglio sapere. Io spero che voi state a guardare sto video dopo pranzo, perché o dopo cena, perché se lo guardate prima è un casino, ragazzi, eh. Potreste avere dei grossi problemi famelici. Classic. Ok. Poi li proviamo tutti i lavori, ragazzi, eh. Li proviamo tutti. Unghetti. Questa è la tricolore, ragazzi. Pizza tricolore. 30 secondi, abbiamo finito il turno. Dovrebbe venire l'altro collega, che non c'è. C'è un po' poca interazione con gli altri. Cioè, puoi parlare solo con l'app. Non c'è nessuno sul posto di lavoro. Non puoi parlare con la gente per strada. Ci sono queste cose che secondo me vanno migliorate, eh? Assolutamente. Assolutamente. Però l'idea di base è buona, eh? L'idea di un simulatore di vita così secondo me è buona. Però ci sono alcune cose che vanno senza dubbio migliorate. Abbiamo 10 secondi per fare un'altra pizza. Ce la faremo? Per fare la vegana? Salsa speciale. Innanzitutto ci metti la mozzarella, non è più vegana. Però vabbè, non glielo dite. Pepe verde. Casomai una vegetariana. Fungo. Cipolla. Pomodoro. Dov'è pomodoro? Pomodoro. Niente, ci hanno cacciato via. Ci hanno cacciato via. A posto. Quindi abbiamo 130. Oh, 100 euro una giornata di lavoro, raga. 100 euro una giornata di lavoro. Mica male, eh. Mica male. Ma la possiamo ricontattare quella? La possiamo ricontattare quella? La possiamo ricontattare quella? Serata Tago. Oh, non sto capendo. Non sto capendo. Allora, mappa. Ma la possiamo andare a prendere? Divertimento. Oh, c'è anche un casino, tra l'altro. No, non sto capendo. Vabbè, io... Io ragazzi vedo... Se può salvare? Salvataggio veloce. Perché non mi fa salvare? Ah, si può salvare solo dormendo, mi sa. Mi sa che si può salvare solo dormendo. Vediamo un attimo. Vediamo se si può salvare dormendo. Allora. Buio. Troppo buio. Ok. Prendere che significa? Sonno. Dormi fino alle 20 di mercoledì? No, dormiamo... Ah, sì, due orette. Ma oggi che giorno è? Oggi che giorno è? Oggi che giorno è? Sono le 16 di mercoledì. Allora, sonno. Facciamo un riposino fino alle 20. Sonno. Ok. È a posto. Spero che abbia salvato. Ritorno salva. Ha salvato, quindi?
Salvataggio veloce. Ok, dovremmo aver salvato il gioco. Me lo auguro. Cuore e notte. Intanto, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo simulatore di vita. Se vi piace, lasciate un bel likeino, fatemi sapere tutto nei commenti, se ne volete un'altra puntata, se vi incuriosisce, se ne volete sapere di più, insomma, voglio sapere tutta la vostra opinione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!